Ecco qua il gruppo di oggi, il gruppo di oggi pronto per esplorare il buso del Vallon. Io ero al mare, ho fatto una pausa appositamente per venire in grotta. Già girato. Stai già girando. Abbiamo anche Sergio. Gira. Allora oggi il gruppo Spello Cento Talpe, particolarmente numeroso. Vieni Berto. È onorato di avere il ritorno del fratello Berto, denominato il Fradeo. Grandi avventure insieme e oggi ritorna in grotta con noi. È il venerdì 19 agosto 2016, dopo questo preambolo, dobbiamo dire che stiamo avventurandoci su per un sentiero CAI per andare a cercare l'ingresso del buso del Vallon, che si trova all'interno, dietro quella propagine, quel boschetto con qualche albero, qualche nuvola. Anche questa volta il tempo non è dei migliori, ci ricorda l'ultima uscita sull'altipiano di Asiago. Speriamo di avere un po' più di fortuna. Siamo circondati da vacche, però non sono quelle che piacciono. Mi sei sfuggito. Perché tu punti alle vacche giovani, prova con una vacca un po' più anziana, scusa, non è che puoi pretendere. Vedi, era volante. Hanno tutte più o meno la stessa faccia a vedere da così. Ho piantato un ancoraggio dopo una quindicina d'anni. C'è un'altra cinghia. Perché qui eravamo scarsi di ancoraggi di 8, perciò ho piantato uno spit. Speriamo che regga. Ora scenderà giù, poi proverò a scendere io su quell'altra cosa. Massimo, guardaci. Siamo io e Massimo in fase di armo all'inizio. Attesi in questo bellissimo posto. All'inizio del buso del Vallon. Sto guardando che c'ho un'impronta sull'obiettivo. Boh. Dici? Non lo so. Comunque adesso andiamo giù e poi diamo il libera agli altri, ok? Fai vedere giù. Questo è quello che ci aspetta. Un bellissimo pozzo di una cinquantina di metri. Infatti qua c'è, qui c'ho un vecchio spit da trazionare, qui sotto c'è Rasby e là sotto un cumulo di neve, cioè sì, un cumulo molto scarso di neve, evidentemente in questi anni si è sciolto parecchio. Infatti vedo là un'asta per misurarne l'altezza, probabilmente una volta era anche coperta. Considerato che una volta veniva sfruttato per prendere del ghiaccio. La tua va giù senza problemi, Massimo. La mia richiede un ulteriore frazionamento. Che adesso c'è un cumulo molto scarso, evidentemente in questi anni si sciolto parecchio. Infatti vedo là un'asta per misurare la testa, probabilmente una volta considerato che una volta veniva sfruttato, però appunto sono fatti, quindi la testa per il suo sonno, no, non lo so.
soprannominato buco dello Sculaso. Continua fino a 24 ore fa questo sgariato in spiaggia. Un bello stacco. Ok, proseguo. Ok. Bello lusno, eh? Molto lusno. Sono un anch'io, però non più sono sporchi, più sono belli. Ne mettiamo uno qua? Bisogno. Qui andiamo piano, andiamo a vedere se più sotto. Con quello di là lo spieghiamo. Forse. Abbiamo due compagni di avventura, che è uno è Tullo e l'altro è Berto. Sì. Chi siete? Cosa volete? Un fiorino. La chiara che sembra. Michele, Sergio, Erasmo che smadonna sulla GoPro. Grande Chiara, guarda. Ma che classe. Chiara è un fenomeno.
perché è corto. Guarda che corto. Bus del Vallon. Come ti è sembrata? La discesa buona. Buona. Adesso vediamo la risalita. È quello il punto. Okay. Mentre con tecnica aerea. Mi devo muovere perché voglio raggiungere la donna. Vai, raggiungi la femmina. E la Chiara sta facendo della strada, eh? Te la tengo tirata o no? Vai? No, va già. Tirata. Vai Max. Ci vanno in due. Vai Max. Si va la femmina, ragazzi. La femmina sta andando di brutto. Sì, ma non si vedrà niente. Nella ripresa non si vede niente. È una nebbiolina. Sì. Frate Alberto, dimmi le tue prime impressioni di questa discesa al Bus del Vallon. Discesa molto bella, speriamo che sia solo l'inizio di un ritorno nel gruppo 100 Talpe. Grande Alberto, grazie. Andiamo a sentire Sergio. Sergio, una breve dichiarazione dopo questa discesa nel Bus del Vallon. Ma dopo qualche anno che non indossavo l'ombrago e non facevo né discese né risalite, discendere, ci sono arrivato, salire sarà tutto da vedere. Adesso vediamo, bene, va bene, ok, grazie. Arrivi così, movimento da fare, sollevi il piede destro, il pantè sale, porti sulla maniglia, sale anche l'altra gamba, adesso che hai tutte e due le gambe in spinta, spingi e vai su. Questa è la grandiosità di questo posto. Guardate che bello. Da una parte e dall'altra. Papa Nero. Il Papa Nero che sta arrivando. Hai un commento, Sergio. Quello che vuoi. Sergio, ecco il folletto dei boschi, la Chiara. L'Italia 1 mi mancava, che era da un po' che... Questa è l'uscita di Erasmo e Sergio. È qui che se la canta. E Papa Nero. Grande Sergio. Una ripresa da antologia di speleologia.
Claudio, appena arrivato. Grande fatica, ma grande soddisfazione. Molto bene, bravo Claudio. Però senti che la mancanza di allenamento. Eh sì. Bene, un saluto a tutti. Grazie. E adesso aspettiamo il buon Berto. Erasmo, ma l'hai portato per farlo lavorare? L'hai portato per farlo lavorare? È per quello che adesso fa questo. Oddio, che brutto! Antonio! Eccoci sulla via del ritorno. Non è... Oh, adesso non puoi chiedere troppo, cioè... Facci belli. Nel momento che ci sei, dai, vieni.